Chi confida nel Signore non resterà deluso. Siracide 32:24. Carissimi fratelli e sorelle, quanta delusione c'è nel mondo. Molti sono delusi. Delusi perché hanno avuto delle illusioni, cioè delle aspettative portate a volte dalla mondanità, portate dai bisogni. Bisogni anche giusti, ma poi ampliati da quello che questo mondo propone per essere felici. E allora sì, che quando c'è un'illusione, c'è la delusione. C'è anche una delusione quando facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza. C'è quel Dio che deve esaudire quello che vogliamo noi. Siamo delusi quando consigliamo a Dio che cosa dovrebbe fare, come dovrebbe fare. E quando facciamo così il Signore non può rispondere, perché la nostra non è fede, ma è anche orgoglio questa, è anche superbia di voler comandare a Dio. Certo che lì c'è la delusione. C'è delusione quando si ha delle aspettative sbagliate, quando non si scopre la propria via e quindi si va su altre vie. Se segui un'altra via, per forza non starai bene e ci sarà delusione in te, e anche lì molti poi si arrabbiano con il Signore. Tutto questo è una delusione perché non si è confidato nel Signore. Chi confida nel Signore non resterà deluso. Confidare nel Signore significa avere fiducia in Lui, ma anche affidare tutto a Lui. Tu affidi tutto nelle mani del Signore, credi che il Signore ha questo progetto per te, confidi nel Signore, nel senso hai fiducia anche nei temporali in ogni situazione, sapendo che il Signore ti porta verso il traguardo, verso la terra promessa, verso il luogo dove scorre latte e miele, verso la tua piena realizzazione. Piena realizzazione sempre nel Signore, perché il Signore conosce la tua vita, conosce tutto quello che è in te, sa per cosa sei stato creato e quindi ti può guidare perfettamente nella via della vita. Ma per farlo ha bisogno che tu confidi, cioè che metti nelle sue mani tutta la tua vita e che ogni giorno gli dici: confido in te, Signore, e tutti i giorni gli dici: guidami tu, Signore. E che tutti i giorni leggi anche i segni che il Signore ti dà, e quando ti indica una via gli dici: Signore, mi fido che questa via che mi indichi sarà la via perfetta per la mia felicità. Facendo questo ogni giorno, dicendogli: Gesù, ti affido la mia vita, Gesù, guida la mia vita, Gesù, mi fido e confido in te, vedrai che non ci sarà delusione, perché Dio, che è amore, non può deludere mai. Non c'è mai stato un santo che è rimasto deluso dalla presenza di Dio. Anzi, come dice San Paolo, Dio è colui che ci darà più di quanto immaginiamo e pensiamo, camminando nelle sue vie. Padre onnipotente e santo, i tuoi progetti sono meravigliosi. I tuoi progetti sono vita. I tuoi progetti sono amore. I tuoi progetti sono santità, cioè bellezza, esclusione dal male. Padre onnipotente, vogliamo riaffidarti la nostra vita, credendo che nel tuo cuore paterno e misericordioso c'è questo sogno per i tuoi figli. Dio ama il suo popolo, è scritto questo: tu ci ami, siamo il tuo popolo. E innalzi gli umili, cioè quelli che confidano in te, quelli che pongono solo in te le loro vite, la loro fiducia, quelli che credono senza dubitare in te, certo in mezzo ai combattimenti interiori, ma sempre finendo la giornata dicendo: Signore, credo in te, grazie per questa giornata, e partendo al mattino dicendo: ecco la mia vita, guidala tu in questo giorno. Oh Padre meraviglioso, Padre onnipotente, tu vuoi renderci felici. La tua felicità è la nostra felicità. La nostra felicità ti rende felici. E la nostra felicità, che è il contrario della delusione, avviene quando ci fidiamo ciecamente di te. Quando camminiamo e diventiamo ciò che dobbiamo essere. Che bello, Signore, due felici. Noi, io e te. Anzi, anche tutti gli altri, perché quando poi noi siamo felici, quando siamo felici, pieni di vita, anche gli altri ne possono godere. Addirittura gli altri potranno vederci testimoni del Dio della vita.
Allora, Signore, riempici ancora del Tuo Spirito Santo in questo momento per farci vivere la Tua presenza, per essere illuminati dalla Tua sapienza, per essere protetti dalla Tua potenza. Manda il Tuo Spirito Santo e tutto sarà ancora nuovo, realizzato, realizzabile. Manda il Tuo Spirito Santo in questo momento nel nostro cuore. E noi Ti accogliamo, Spirito Santo, perché Tu possa illuminarci, rafforzarci, correggerci, agire, parlare al nostro cuore, darci quella forza necessaria per vincere ogni sfida e poter godere fino all'ultimo giorno della meravigliosa presenza di Dio. Ti ringraziamo, Padre Santo, per questo Tuo dono meraviglioso, per questa Tua presenza. Ti benediciamo e Ti ringraziamo per questa nuova giornata e iniziamo a proclamare che la nostra vita si realizzerà. Non saremo mai delusi, anzi, noi crediamo, Signore, che in Te ci realizzeremo, in Te prospereremo in tutte le aree della nostra vita, perché chi confida in Te non resterà deluso. E Signore, noi Ti diciamo ancora, Gesù, confido in Te. Gesù, confido in Te. Gesù, confido in Te.